presentato dal Comune di Rimini il nuovo piano tariffario della sosta che diverrà operativo nelle prossime settimane. Piano che vede l'amministrazione comunale del capoluogo adriatico riappropriarsi direttamente della gestione dei parcheggi pubblici. Con l'obiettivo di semplificare il sistema attuale, che prevede ben 12 tariffe diverse, il nuovo regime tariffario da applicare nelle aree di sosta a pagamento prevede di suddividere il territorio in tre zone che, per le loro caratteristiche, hanno diversa capacità attrattiva di sosta: le zone normali, quelle di interesse e le zone speciali. Per le zone normali si paga tutto l'anno dalle 8 alle 20, escluse domeniche festivi, 50 centesimi l'ora, con pagamento minimo di 30 centesimi. Pagando 2 euro il tagliando vale per tutto il giorno. Per zone di interesse la tariffa è di 1 euro all'ora dalle 8 alle 20, escludendo i festivi, con pagamento minimo di 50 centesimi e prezzo di 4 euro per l'intera giornata. Infine, per le zone speciali, la durata è di 6 mesi all'anno per tutte le 24 ore. Dalle 8 alle 23 il prezzo è di 1,50 euro all'ora, con pagamento minimo di 1 euro e forfè di 5,50 euro per 6 ore. Dalle 23 alle 8 la sosta costa 1 euro, mentre il forfè è di 4 euro. A partire dal 10 aprile inizierà il percorso di presa in carico delle aree di sosta da parte dell'amministrazione, partendo dalla zona del mare, per poi estendersi a tutte le zone dove è prevista la sosta a pagamento.